Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo e primo video del secondo canale. Io sono Maullo941 e oggi signori iniziamo questa nuova avventura in questo canale che si chiama Maullo941bis e lo iniziamo con un gioco che a mio avviso è molto carino. Si chiama Guns, Gore e Cannoli, è un gioco scorrimento, sparatutto, è ambientato negli anni 20 con una serie di zombie che fanno una caciara terribile, signori. Allora, io, che dire, vi ringrazio anticipatamente per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per le iscrizioni. Vi ricordo di fare un salto sul nostro canale principale, ovvero Maullo941 Semplice, in cui portiamo altri giochi, altre situazioni, altri divertimenti. Su questa iniziamo questa avventura e vediamo come va avanti, signori. Allora, mettiamo in modalità normale, signori. Partiamo con questo tizio che sembra molto carino. Ok. Si parte fra 3, 2, 1. Via così. Caricamento. Vediamo, signori. Io ho iniziato un attimino a giocarlo per capire un attimino la storia. E sembra simpatico. Vediamo cosa ne esce fuori. Non per me. Vinnie Cannoli. Come si chiama della mafia, onestamente, però. Belluccio. E trovare un tipo chiamato Frankie. Ok. Rivolte. Perso il controllo. Ok, vedete? L'ultimo contatto. But nevertheless, I had a job to do. So here I was, about to step in a freaking nightmare. In un incubo, signori. Promette bene. Voglio vedere fino a dove riusciamo. Fino a dove si spingono. Questo è il primo di una trilogia, se non sbaglio. Se non sbaglio, ne sono usciti. È uscito il secondo e il terzo. Iniziamo col primo, signori. In questo canale ce li giocheremo tutti con calma, senza premura, senza prescia, come si dice in siciliano. Piano piano scopriremo tante piccole chicche, signori. Mamma mia, cos'è Resident Evil? Ma che è? Mamma mia. Buongiorno, è notte, però va bene. E chi si muove? Mi sa che più che scendere noi dobbiamo aver paura di loro che stanno a salire. Chi sono quelle persone sulla riva? Non so, signore, ma stanno salendo su, appunto. Ecco, l'ho detto, c'è da aver paura di loro. Guarda il nostro, come si chiamava? Il nostro Cannoli. Il nostro Vinny. Ci sono gli idioti, prendete questo. Che sta succedendo là? Andiamo a scoprire, Vinny. Dai, Cannoli. Ok, signori, siamo noi. Guardate che spettacolo, che grafica spettacolare, signori. Allora, a parte saltare con una ballerina volante, cosa possiamo fare? Allora, con questo tiriamo calci, bellissimo, alla Spartani, praticamente. Questo è Sparta! Con questo saltiamo, con questo spariamo, ok. Con questo ricarichiamo, va bene. Non mi serve sapere altro. Che dobbiamo fare? Dai così, vieni qua, bello zombie, ti do un calcio in faccia. Vieni qua che ti piglia a calcioni. Dai. Andiamo se. Troppo forte, signori. Occhio lì all'ominide, sta arrivando l'ominide. Ok, ti ho controllato la dentiera, va bene. Questo, aspettate, suoniamo la porta. Dai, levati. Ok, gli è saltata la testa a quello, che cosa bellissima. Occhio lì al poliziotto. Ma sono pure quelli della nave, sono tutti i marinai che sono messi male. Occhio. E questo dove sta andando? No, fermi tutti. Questo, signore. Stia calmo, levati, porca miseria. Mamma mia, che tipi affettuosi questi zombie, però, signori. Abbiamo preso un'arma che è una cosa paurosa. Che possiamo fare con quest'arma? Spara tutto, però abbiamo le munizioni limitate. Come cambio arma? Passa all'arma successiva. Ok, con la pistoletta abbiamo munizioni infinite. Con il fucile, forse a pompa, abbiamo solo 12 munizioni. Quindi sprechiamoci la bella pistoletta, bella tranquilla. Occhio! Occhio al poliziotto con la pistola in mano. Dai, levati.
Cerchiamo di capire cosa è successo, signori. Occhio, 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 lì il barman. Abbiamo preso le granate che tiriamo con R2. Toh, una granata per voi, signori. Buon brindisi. Buon brindisi a voi. Occhio, occhio, mannaggia, stava arrivando a quello. No, no. Non tiriamo granate. Non sprechiamo granate, signori. Andiamo, 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 andiamo. Calma, calma. Che dobbiamo fare? Ci possiamo scendere? Sì. Per dare un calcio. Dai così. Abbiamo chiuso, abbiamo mosso la leva col calcio. Bello, bello. Occhio, occhio ai marinai. Attenzione ai marinai che sono pericolosi. Sono pericolosi. Quelli sparano a vista praticamente. Ok, calma, 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 calma. Dagli un calcione. Bello così. Prendila a calci. Ok. Mi ha fatto saltare la testa. Premi per calciare. Tieni, te li do, ti pigli a calcioni. Ti è, a calcioni. Ma muore se lo prendo a calcioni. Se no vuoi, ti pigli a calcioni male e ti faccio saltare la testa. Dai così. Munizioni per noi. Buono, buono, buono. Attenzione, 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 attenzione. Suggerimento. Salta sulle scale per salire. No, no, dobbiamo far fuori il poliziotto che è pericoloso. Ok. Posso prendere qualcosa? No, di qua si va da qualche parte? No. Ok, saltiamo sulle scale per salire, signori. Attenzione. Sfondiamo la porta con un calcio. Siamo Chuck Norris, signori. Il Chuck Norris dei poveri. Grande così. Questo ci vuole affettare. A cuoco, ma che di che stiamo a parlare? A cuoco. Mamma mia, è esploso male il cuoco. Attenzione qui. Non avevo visto quell'uomo che strisciava a terra. L'uomo lumaca non l'avevo visto. Questa porta le posso aprire? No. Va bene, andiamo, 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 andiamo. Se andiamo, se andiamo, se andiamo, se attenzione, attenzione. Ho paura, signori. I pesciolini. Ho preso dei pesci che non so cosa è successo. Sei. Ah, abbiamo salvato. Questi sono i punti. I semafori sono punti di salvataggio. Buono a sapersi, signori. I semafori sono punti di salvataggio. Riusciamo a far fuori quei due? Dai, dai, damose. Per saltare più in alto. Tieni premuto per saltare più in alto. Suggerimento, tieni premuto X per saltare più in alto. Ma lo sto premendo X. Forse. Ah, perché ci arriviamo da qua. Ok, sono scemo io, signori. Dai così. Però mi è sembrato di vedere gli zombie lì sopra. Ok. Oh, c'era anche un giocatore di rugby. No, 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 no. Fermi tu. No, fermi. Porca miseria, mi sono preso. Fermo lì, mannaggia a te. Questo è pericoloso. Questo è pericoloso. Questo è troppo affettuoso. No, 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 no. Devi morire male. Devi morire male. No, no, no. Fermi tu, signori. Allora, mi cambi l'arma che facciamo un attimo di caciara qui? Rifacciamo rispettare un attimo l'ordine, signore. Allora, tu hai rotto le scatole. Hai pesantemente rotto. No, stiamo a morire, signori. Stiamo a morire male. Stiamo a morire male. Stiamo a morire male. Stiamo morti male. No, siamo morti così. Neanche il tempo di iniziare, siamo già morti. Ma porca miseria. Mi ha fregato il giocatore di rugby, signori. Mi ha un attimino spiazzato il giocatore di rugby. Allora, stiamo attenti al giocatore di rugby. Lasciamolo perdere dov'è. Lasciamolo perdere dov'è il giocatore di rugby. Che è molto pericoloso. Non sembrava molto più gentile, invece è molto pericoloso il giocatore di rugby. Lasciamolo lì, perfetto. Andiamoci a fare direttamente questi. Guarda quello di rugby che ci insegue però. No, 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 no. Da quando c'ho il fucilotto? C'ho il fucilotto, neanche lo sapevo. Fermi tutti. Allora, tu hai rotto le scatole. Dai così, dai così. Ma porca miseria. No, 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 no. Vuoi morire? Vuoi morire? Ma perché? No, non riesco a ucciderlo, signore. È immortale questo. Abbiamo ucciso il giocatore del rugby. Mamma mia, che ce la siamo visti. Brutta. Allora, facciamo un attimo un colpo di mano. Colpo di mano. E caciara più totale. Ai, ai. Ma porca. Ma porca. Ma porca. E muori. Scusate, mi date. No. Ok, abbiamo tre fucili. Tre armi. Ok, ripartiamo con la pistoletta. È successo una caciara. In pochi minuti è successo di tutto. Di qua ci possiamo andare? No. Ok. Dobbiamo comunque risalire sopra. Allora, io ho bisogno di recuperare vita, signori. Mamma mia. Sto livello a che sembrava più tranquilla. Che è successo di tutto. Dai, dai, vieni. Cannolino mio. Oh mio amico cannolo, riesce a saltare? Ok. Quello sta scendendo. No, questo sta tranquillamente scivolando. No! Ma perché hanno tutti fretta di. Uccidilo, uccidilo, fagli saltare l'occhio. Hanno tutti fretta di diventare miei amici. Ma perché? Porca miseria, vai di qua. C'era. Ok. Uccidi il tizio lì, uccidi il tizio lì. Io devo imparare a usare le bombe, signori. Devo un attimino fare un attimo mente locale. Devo stare attento con le bombe. Posso cambiare arma? Ok. E questo invece? Ah, no, questo è quello? No. Niente, o l'uno o l'altro, niente. Non ho munizioni per. Di qua sono morti tu. Mamma mia che sono morti male questi. Con calma, con calma. Con calma, andiamo, andiamo, andiamo. Se scendono loro saliamo noi.
Scendono loro, saliamo noi. Scendono loro, stanno scendendo loro, ok. Facciamo fuori anche il capitano, ok. Capitano. Ok. Ma la vita io dove la prendo? La posso prendere da qualche parte la vita? Questo si sta avvicinando troppo. Ok, via anche questo. Quel tizio lì è morto male. Mamma mia che sei morto male, te zio. Namose con calma. Qua ce n'è due. Piglia il bidone. Riesce a prendere il bidone. Ok, questi saltano male. Ok, di qua ci possiamo andare. La signorina qui è morta malissimo. Mi sa che non aveva pagato il biglietto. Riusciamo. Allora, a parte i giocatori di rugby che sono di una pericolosità unica. Dico, gli altri sono gestibili. Gli altri, eccolo, lui non è neanche tanto gestibile. Ti spara alle ginocchia. Voglio vedere come corri se ti spara alle ginocchia. E quindi io non ci arrivo dall'altro lato, però. Ok, forse dovevamo proprio scendere. Ok, calma. Qui ci possiamo nascondere? No. Con calma, recuperiamo queste. Bel fucilotto per noi. Abbiamo salvato in questo punto. Tanta roba, signori. Aspettate. Checkpoint. Abbiamo recuperato l'impossibile. Bello così, mi dai questo, 200 colpi, dai così, abbiamo salvato qui, chiariamo un calcione alla leva. Cosa sta succedendo? Sta scendendo un qualcosa. Allora, però, no, aspetta un attimo, però, scusatemi, quest'arma per di lì, per questi cosi inutili, no, dai, facciamo saltare le cervello a loro. Oh, che il giocatore di rugby, ma porca miseria, che fa, sale il giocatore di rugby, e lo sapevo io che saliva, mannaggia lui. Allora, facciamo fuori tutti questi, cambiamo velocemente arma e ci divertiamo con il giocatore di rugby. Dai, namose. Non uscirai mai da lì dentro, meno male, l'abbiamo fatto fuori in tempo. Ok, fuori loro, fuori lui. Ma porca. Il poliziotto mi sta per far fuori, ti tiro un calcio in faccia. Mi cambi arma di nuovo, mamma mia, devi morire male quello tu. Ma cortesemente... No, la signora isterica no pure, signori. La signora isterica non ce la posso fare. Che problemi c'ha questa? Dai così. Allora, c'è un piccolo problema tecnico-tattico. Come faccio io a tornare su? Abbiamo tirato giù la leva. Ok, e io come torno su? Di qua non si ci va. Dai. Questi hanno perso male la testa. No, un altro. Una rottura di scatole. Dai. Come li ammazzo io a questi? Dai. A Winnie, mamma mia, che si rende a caricare, però. Un altro capitano. No. Stiamo a morire di nuovo. Ma porca miseria, ma andate. Dai così, famo la strage. Dove sta? No! Mi ha preso di nuovo con l'accetta, mamma mia. Ma io me ne posso andare da qua? Ci sarà un modo per andarsene, secondo voi? Ah, sta arrivando adesso la piattaforma. Porca miseria, sta arrivando adesso. Namose, dai. No, siamo morti proprio lì. No, non ci posso credere. Signori, allora, fermi tutti. Io per questo video mi fermo qui. Avevamo salvato in questo punto. Ora qua succede l'impossibile praticamente. Dobbiamo far scendere la leva e continuiamo il prossimo video da questo punto, raga. Bella, ci fermiamo qua. Alla prossima, signori.